Buongiorno a tutti. Allora, in questo pomeriggio di fine maggio ho pensato di parlare di Tintoretto e la peste dopo mesi di reclusione e di isolamento. All'epoca si sarebbe detto di sequestro. E il titolo del mio incontro si chiama Tintoretto e la peste perché ho scelto di cominciare a parlare a partire da un quadro di Tintoretto del 1549 che si chiama San Rocco cura gli appestati. La prima domanda che mi faccio sempre quando vedo un'opera è dov'è, innanzitutto. Poi mi chiedo sempre da chi fu dipinto, per chi, quando e naturalmente come. E questa sarà un po' la chiave di lettura che ho scelto di utilizzare anche oggi per raccontare questo quadro. Dunque, San Rocco cura gli appestati, si trova a Venezia, dove è sempre stato, ed è stato creato appunto nel 1549. Ora, nel XVI secolo, Venezia, che è la capitale della Repubblica Serenissima, è costruita, come tutti voi sapete, su un insieme di isole nel centro della laguna omonima, conta circa 170.000, quasi 180.000 abitanti, alcuni dicevano quasi 200.000. Quindi è una città estremamente popolosa, anzi in verità è la terza città più popolosa d'Europa in quel momento, terza soltanto a Napoli e Parigi, che sono le città appunto più densamente abitate. Venezia è una meraviglia artificiale perché sancisce e dimostra nel suo stesso esistere la vittoria dell'ingegno degli uomini sulla sfida, della natura e soprattutto sulla volontà degli altri uomini. Ricorderete che Venezia è stata fondata nel VI secolo d.C. come un rifugio di coloro che stavano sfuggendo alle varie cicliche invasioni barbariche, si rifugiarono proprio al centro della laguna, sugli isolotti. Allora c'erano molti più isolotti che terra, erano poco collegati fra di loro per sfuggire ai nemici. E da allora nacque, poco dopo, nacque una unità statale che sarebbe diventata appunto una delle più grandi repubbliche, una delle entità statali più importanti della storia italiana. La città, Venezia, e lo Stato che Venezia incarna hanno due caratteristiche uniche e irripetibili. La prima è la stabilità del suo sistema politico. Venezia, si assesta quasi subito come una repubblica oligarchica, retta da un doge e amministrata da una classe dirigente molto ristretta dell'aristocrazia, amministrata però da una borghesia, da quella che oggi chiameremmo, diciamo, una classe della borghesia, dai suoi cittadini, e però il 90% della popolazione viceversa è formata dal popolo minuto, dal popolo grezzo, dal popolo lavoratore. Lo Stato si basa sull'accoglienza, è un luogo aperto, che ha sempre accolto genti venute da ogni dove, da ogni parte del mondo, purché accettassero le regole dello Stato nel quale si insediavano e gli sapessero portare competenze e voglia di lavoro. Quindi Venezia fin dall'inizio si presenta anche come una realtà estremamente cosmopolita e dinamica, ma la stabilità delle sue istituzioni genera viceversa appunto una fissità e una stabilità che diventa addirittura proverbiale. Noi infatti la conosciamo come la Serenissima. E il termine si riferisce esattamente a questo. Con qualche accorgimento e alcune modifiche strutturali, ma non strutturali, alcune modifiche e assestamenti, questo tipo di repubblica reggerà fino a, come voi sapete, al Trattato di Campoforme 1797, quindi fino più di 1000 anni, insomma. La seconda unicità di Venezia è ovviamente il sito sul quale sorge, una metropoli che ha strade liquide, palazzi che paiono sospesi sull'acqua e la bellezza delle sue architetture che si formano nel corso dal Medioevo in poi, ma poi avranno una straordinaria proliferazione proprio nel Rinascimento, nel momento in cui stiamo parlando noi, architetture pubbliche, architetture private, architetture religiose, il lusso degli interni e il fasto che all'epoca veniva chiamato quasi orientale delle cerimonie, delle feste a cui i veneziani, i governanti veneziani davano una straordinaria importanza perché ne comprendevano il potere attrattivo e anche di assoggettamento e di propaganda, se possiamo dire, usare un termine molto moderno, avevano sempre incantato e suscitato negli stranieri che giungono a Venezia da ogni parte del mondo e vi giungono per fare affari, vi giungono per commerciare, per scambiare merci, per acquistare, suscita comunque ammirazione, stupore e incanto. Però per cercare di capire che cosa potesse essere la Venezia del 49,
del 1549, quando Tintoretto dipinge il quadro, bisogna pensare ovviamente a una città diversissima da quella di oggi. Non è un museo, non è un parco d'attrazioni, è una città viva e oggi sicuramente la definiremmo piuttosto una città industriale, una città dinamica. È un porto, è anche una fabbrica, un opificio, un'officina, un emporio. Tra le case, le chiese, i campielli, i conventi e i palazzi si innalzano edifici industriali, come li definiremmo noi oggi, soprattutto fornaci dove si producono mattoni e vetri, ci sono fabbriche di sapone, ci sono concerie, tantissime tessiture e tintorie, perché l'industria tessile, ne parlerò più avanti, è l'industria principale della città. Il benessere della città si fonda sul commercio, a parte quindi l'emporio, il bazar, il centro storico di Venezia, quello che all'epoca era la zona realtina, tutta intorno a Rialto, era un gigantesco bazar di merci prodotte però anche in città, oltre che commerciate ed esportate. Venezia, non potendo competere con le merci a basso costo che venivano prodotte in stati più ricchi di materie prime oppure più ricchi di territorio, aveva deciso di puntare. In questo rivelando una straordinaria lungimiranza che in parte l'Italia contemporanea ha anche ripreso, si è specializzata nella fabbricazione e nell'esportazione di manufatti di lusso, tessuti, cuori dorati, vetri, gioielli e libri. La Serenissima è uno stato ricco, molto ricco, però relativamente piccolo, circondato da nazioni potenti e anche ostili, l'impero degli Asburgo, l'impero ottomano, lo Stato Pontificio, il Regno di Spagna, di cui sono vassalli, in modi diversi, tutti gli staterelli italiani confinanti, che insidiano il territorio veneziano, insidiano le sue rotte commerciali, insidiano le sue colonie e le sue rendite. Nel corso del Cinquecento, nella prima parte del Cinquecento, Venezia ha dovuto occuparsi esclusivamente di difendersi da queste insidie, da questi attacchi, che in parte hanno anche portato all'occupazione e alla perdita del suo territorio di terraferma. E ha dovuto allearsi con l'uno o con l'altro degli stati più potenti per cercare di mantenere la propria indipendenza. L'indipendenza, infatti, e la libertà sono le parole su cui si fonda, in parte la realtà della vita veneziana dell'epoca, ma sicuramente il suo mito, che sono molto importanti per capire il personaggio, che ha dipinto quest'opera. Infatti, Tintoretto, Jacomo Tintoretto, l'autore del quadro, era un pittore veneziano. Questa è già di per sé una. Qualcosa che va sottolineato. Veneziano perché è nato a Venezia. I grandi pittori del Cinquecento non erano nati a Venezia. Anzi, lui era l'unico dei grandi pittori del Cinquecento, perché pensate, non so, ai suoi predecessori, Cima da Conegliano o Giorgione. Cima, appunto, era di Conegliano, Giorgione di Castelfranco. Tiziano, il grandissimo Tiziano Vecelli, era del Cadore, non fu mai veramente veneziano. Paolo Cagliari, che poi è stato detto veronese, era appunto di Verona. Tintoretto invece era nato a Venezia e di Venezia diventò una sorta di specchio, di immagine speculare, perché della sua città aveva tutte le caratteristiche, l'intelligenza, la necessità di destreggiarsi fra potenze ostili, la capacità di mantenere la propria indipendenza, la propria libertà in condizioni apparentemente avverse. In quel momento, cioè nel momento in cui dipinge quest'opera, nessuno lo conosce ancora con il nome di Tintoretto, con il quale invece sarebbe passato alla storia. Il vezzeggiativo veneziano, perché i veneziani usavano il diminutivo come un vezzeggiativo quasi tutti, era ancora qualcosa di legato all'ambito familiare, il Tintoretto, lo potevano chiamare così, scusate, i suoi amici, i suoi conoscenti. Ma Tintoretto preferiva non utilizzare questo termine perché poteva avere una sfumatura in qualche modo derisoria. Tintoretto era molto piccolo di statura e forse non amava che ciò gli venisse ricordato, e forse anche perché poteva avere una sfumatura negativa anche in relazione alle sue qualità. Tintorello lo chiamavano alcuni, e questo forse poteva essere un modo di dire che non era poi un grandissimo pittore. Tintoretto, perciò, all'epoca si faceva chiamare Tentor. Jacomo Robusti, detto Tentor. Tentor vuol dire tintore in veneziano. Tintoretto parlava veneziano, in realtà l'italiano lo usava pochissimo e soltanto per scrivere le suppliche alle autorità della sua città. Si faceva aiutare peraltro dal suo cognato per farlo. Quindi Tentor aveva scelto come cognome d'arte
il nome della professione, come nome, il nome della professione di suo padre. Suo padre, infatti, era un tintore. E, è interessante notare che Tintoretto sceglie il nome di una professione, che è naturalmente quella di suo padre, ma con questo dice anche qualche cosa, perché i veneziani si dividevano piuttosto rigidamente in tre classi sociali. Erano aristocratici, erano cittadini o erano meccanici. Questi erano il 90% della popolazione. Gli aristocratici si erano arrogati, diciamo, in una repubblica aristocratica oligarchica, la possibilità di governare la città e la repubblica. I cittadini formavano la maggior parte del corpo della burocrazia, quindi facevano funzionare lo Stato, ed erano anche i grandi mercanti, coloro che generavano e gestivano la maggior parte delle ricchezze della città. Il popolo era quello che lavorava. Il padre di Tintoretto era un tintore, dunque era un uomo del popolo, e Tintoretto in qualche modo rivendica questa appartenenza popolare. È qualcosa da sottolineare perché nel corso della sua storia di pittore questo avrà un'importanza, lo sceglie quasi, quasi subito, forse anche per differenziarsi da Tiziano, come dirò più avanti. Tintoretto era veneziano dunque, però era un veneziano che oggi definiremo un veneziano di prima generazione, quindi era figlio di un immigrato che veniva da Brescia o dal Bresciano, immigrato nella città di Venezia nel 1509 in seguito a un episodio bellico piuttosto importante che fu la difesa di Padova. Come la maggior parte dei giovani che venivano dal Bresciano, dal Bergamasco, il padre Tintoretto si impiegò nell'attività, nell'industria principale della città, che era l'industria tessile. E molti di loro infatti diventavano lavoranti nelle tintorie, oltre che nelle tessiture. Il padre Tintoretto lavorò nelle tintorie della lana e poi diventò tintore di panni di seta. Va detto appunto che la tintoria dava lavoro a decine di migliaia di persone, la tintoria e la tessitura davano lavoro a decine di migliaia di persone e che l'industria della seta rappresentava l'eccellenza di questo mercato dell'industria tessile. Il padre di Tintoretto raggiunse una certa rinomanza nella sua professione, benché non ebbe mai una grande tintoria come altri conoscenti di Tintoretto, ma svolse un curioso ruolo nella storia della tintoria mondiale, perché a un certo punto, più o meno intorno a questi agli anni di cui stiamo parlando, fu chiamato a saggiare, si diceva allora, Sazar, dei i nuovi coloranti americani, che erano stati introdotti un po' surrettiziamente nel mercato. I veneziani avevano capito subito l'eccezionale qualità di questi nuovi coloranti che venivano dalle Americhe e quindi avevano cominciato a usarli. L'arte della seta, molto conservativa, doveva decidere se si poteva usare questo colorante e il padre Tintoretto doveva solo verificare che fosse buono. E lui lo fece con onestà e disse effettivamente buono, quindi si possono usare. Nel corso del tempo tutto ciò avrebbe generato la decadenza della tintoria veneziana, perché i veneziani, sapete, erano stati tagliati fuori dal commercio con le Americhe, naturalmente, quindi non potevano procurarsi questi nuovi coloranti e col tempo questo li avrebbe tagliati fuori dal mercato. È un'altra storia, naturalmente, però è interessante raccontarla perché Tintoretto è cresciuto in questo mondo, è cresciuto fra le caldere delle tintorie, fra le braci sui cui fuochi, come avete pr visto prima in un'immagine contemporanea, perché è stata pubblicata nel 1548, funzionava così: la tintoria del padre avrà avuto una zona dove tenevano appunto i colori, nelle botti, insomma, li tenevano lì e dovevano essere poi sciolti sul fuoco. Le matasse di seta filata, ma ancora grezza, venivano messe a sobbollire. Si poteva calcolare il tempo utilizzando degli strumenti affascinanti, come per esempio le clessidre, per capire quanto tempo doveva stare il rosso, il verde, il giallo, in particolare il rosso, però, perché il porpora, lo scarlatto, il carmino, il pavonazzo, il rosato e il kermesse erano proprio il vanto della tintoria veneziana. I colori venivano importati a quell'epoca dall'Asia e dalla Dalmazia, il padre di Tintoretto li aveva fatti venire da lì. E il bambino è cresciuto respirando l'odore della cenere, l'odore del fumo, giocando fra i barili di colore. Tutto questo lo sappiamo perché il suo primo biografo ci ha raccontato che Tintoretto bambino comincia a disegnare proprio con le braci prese sotto i fuochi della tintoria del padre, comincia a disegnare sulle pareti della tintoria.
le tintorie avevano delle tre pareti, una era sempre aperta perché doveva entrare aria per asciugare i panni, alcuni dei quali non potevano essere messi ad asciugare al sole, ma dovevano stare all'ombra. E il bambino disegna sul muro della tintoria delle figure. Qualcuno le nota e si rende conto che questo bambino ha un grande talento e che forse non dovrà seguire il destino del padre. Tintoretto invece era il primogenito e quindi il suo destino sarebbe stato quello di entrare in bottega dove probabilmente era già entrato, magari facendo i conti al bancone del padre, e per poi un giorno diventare lavorante e poi padrone della bottega. Invece questa sua capacità di disegnare lo sottrasse a questo destino. Si racconta nelle prime biografie appunto del Tintoretto che la famiglia di Tintoretto, il padre, gli zii, cercano di sistemarlo a bottega da un grande maestro perché possa imparare il mestiere. E il grande maestro in quel momento, il primo maestro, l'uomo più ricercato, il pittore più ricercato della città, è Tiziano Vecellio, che appunto non era un indigeno, non era di Venezia, ma a Venezia ormai era una sorta di principe in quel momento e stava anche per diventare il massimo pittore d'Europa. Se lo contendevano già tutti i sovrani italiani, i duchi, i vari marchesi che amministravano appunto gli stati e staterelli della città. Stiamo parlando degli anni 30, ancora fine anni 30 del 500, e sta per diventare anche un pittore internazionale perché la sua fama gli meriterà la chiamata addirittura dell'imperatore di Carlo V, e questo avrà una grande influenza anche sulla vita del Tintoretto stesso. In quel momento Tiziano ha creato uno straordinario sodalizio con due figure importantissime nel panorama artistico della città, Pietro Aretino e Jacopo Sansovino, l'architetto e il cioè l'architetto della Repubblica che sta inventando e sta costruendo il nuovo volto della città, rinnovando proprio l'aspetto di Venezia, creando degli edifici importantissimi che ne cambieranno per sempre l'aspetto, e l'altro è Pietro Aretino, personaggio molto controverso della nostra storia letteraria e artistica. Nella storia letteraria perché il suo eccezionale talento di scrittore è stato spesso oscurato dalla sua terribile fama di uomo. Era effettivamente un personaggio molto ambiguo che a Venezia stessa probabilmente veniva pagato per essere quasi un di delatore o di agente segreto, ma con Tiziano e con Sansovino aveva creato una formidabile macchina di propaganda. Tiziano credeva profondamente nel talento di Aretino, credeva profondamente nel talento di Tiziano e amplificava la fama dell'amico nelle lettere che scriveva ai governanti di tutta Europa. Queste lettere le scriveva per informarli, per dare loro notizie, ma anche per ricattarli a volte, minacciarli, pretendeva ed estorceva effettivamente molti denari ai potenti. In cambio, allora, a sua volta, ne magnificava le lodi. Era diventato davvero un eccezionale potere artistico e in parte politico, ed era il grande alleato di Tiziano. Tintoretto entra nella bottega del maestro, che come tutti i maestri dell'epoca ha bisogno di allievi che sappiano soprattutto imitarlo, che sappiano essere diligenti e docili, ma certamente non superarlo né eguagliarlo. Questo è il grande limite delle botteghe veneziane, ma in realtà di tutto del sistema della bottega che è stato in modo fondamentale nel quale poi l'arte italiana si è stabilizzata e propagata nel mondo. Le botteghe erano organizzate come delle vere aziende. Ecco, il capo non poteva tollerare che qualcuno, anche giovane o meno giovane, potesse poi un giorno fargli ombra. Si racconta che il piccolo Tintoretto, invece, fin da ragazzino, nei primi giorni in cui si trovava a bottega da Tiziano, avesse disegnato in modo tale che il maestro ne fosse rimasto piccato e che avrebbe ordinato al suo principale assistente, che si chiamava Giacomo Dente, Girolamo Dente, e del quale effettivamente noi non ricordiamo neanche un quadro perché fu il perfetto allievo, cioè fu un perfetto imitatore del suo maestro, era anche il suo cane da guardia, quindi scoprì i disegni di questo ragazzino e accettò di cacciarlo, così come Tiziano gli aveva detto. Questa è una leggenda che fu raccontata a Venezia piuttosto presto, amplificata dalle biografie che Tintoretto volle lasciare.
dietro di sé per lasciare memoria di sé. Non sappiamo se l'episodio è vero o meno. È certo che comunque Tintoretto stette a bottega da qualche maestro pochissimo tempo. Quindi, vero romanzato che sia, rispecchia comunque una verità nella formazione di questo pittore, del quale tuttora sono molto controversi gli inizi. Sono in corso grandissimi dibattiti per riqualificare il suo catalogo, decidere di tagliare una buona parte di opere che oggi gli vengono sottratte, dicendo che non sono sue, ma sono successive, oppure di imitatori ed epigoni. In verità Tintoretto stesso non ha voluto che si ricordasse il suo maestro, ha voluto depistare, cancellare le tracce. Lui amava presentarsi come il maestro di se stesso, come qualcuno che si è formato da solo, come il figlio adottivo di Apelle, quindi qualcuno che si è formato caparbiamente con lo studio e con l'ostinazione e con la lucidità di inseguire la propria visione della pittura, però da solo. In verità ha avuto sicuramente maestri e si è guardato intorno con avidità, con la curiosità di un ventenne all'inizio, nutrendosi di tutto ciò che era la pittura d'avanguardia del suo tempo. E si racconta che sulla sua bottega, sull'insegna dell'architrave, insomma, della sua bottega, avesse appeso un motto che diceva: il disegno di Michelangelo è il colorito di Tiziano. E forse è vero, forse non vero, di certo l'aneddoto anche in questo caso ci dice qualche cosa, che Tintoretto guardò fin dall'inizio alla maestria del disegno della pittura toscana rappresentata e incarnata dalla perfezione di Michelangelo, che Tintoretto amava molto e ammirava molto, ma sicuramente anche di altri, perché per esempio guardava molto anche al disegno di Raffaello e alla capacità proprio di disegnativa della pittura toscana, tosco-romana, diciamo così, e viceversa guardava la capacità di colorire dei veneziani, che anch'essa è il vanto della pittura veneziana. Tintoretto sognava una sintesi fra queste due grandi scuole pittoriche. I suoi inizi furono comunque difficili, in qualunque modo fossero andate le cose, perché il giovane diventò pittore molto presto, riuscì ad essere maestro indipendente addirittura già intorno ai 18 anni. Ce lo testimoniano vari documenti che sono stati successivamente, insomma, rinvenuti dagli studiosi. Si mise in proprio per fare che cosa esattamente non lo sappiamo. Si racconta che all'inizio cercava di impiegarsi soprattutto come frescante, lavorando sui cantieri che affrescavano appunto le facciate dei grandi palazzi veneziani. Questa è una forma d'arte quasi completamente perduta, perché a Venezia la conservazione dell'intonaco è resa molto difficile dal clima salmastro della laguna, quindi tutto questo tipo di pittura che c'era all'epoca di Tintoretto e che dobbiamo immaginare fosse anche straordinariamente colorata, straordinariamente vivace e potente, perché la plasticità di queste figure, per essere viste dal basso, dall'acqua, dovevano essere delle grandi sfide, insomma, per un pittore che le dipingeva, ma noi non possiamo neanche quasi immaginarle. Si dice che Tintoretto abbia cominciato così, dipingendo queste facciate e soprattutto accompagnandosi dai pittori che lavoravano lavoravano senza commissione nelle mercerie. Oggi tutti conoscono le mercerie, sono la strada che da Rialto conduce a Piazza San Marco e sono anche la parte commerciale dei negozi della città. Beh, lo era anche al tempo di Tintoretto, però a quell'epoca c'erano tantissime botteghe di pittori. Oggi, quando pensiamo alla pittura cinquecentesca, pensiamo alle grandissime opere commissionate dalla Repubblica a Venezia, commissionate dalle scuole, come adesso dirò, commissionate dai privati, dai principi, dai prelati, dalle chiese. Però esisteva una pittura minore che era alla portata di tutti, costava poco. Erano quadretti di devozione oppure anche di figure che tutti i veneziani, in verità poi tutti gli italiani, bisogna guardare la storia di Roma, è la stessa cosa, avevano nelle loro case. La pittura era qualcosa che faceva parte della vita quotidiana delle persone. Ciascuno in casa aveva almeno un quadretto con Gesù Cristo, con la Madonna, aveva un piccolo larario, insomma, di figure, di ritratti a volte dei propri antenati, dei propri parenti, da pregare. Ecco, i giovani pittori come Tintoretto, quelli senza fama, che stavano cercando di farsi una fama, lavoravano soprattutto per queste botteghe, vendevano le loro opere lì, cercando di farsi notare. Tintoretto si racconta che avesse cercato di farsi notare con la pittura del notturno, questo è importante in relazione al quadro di cui stiamo per parlare. Questi inizi abbastanza misteriosi lo portano abbastanza subito, abbastanza presto, ad avere anche la possibilità
dare prova del suo talento, un talento indubbiamente eccezionale. E una delle sue prime prove, che potete vedere tutti oggi a Modena, alla Galleria Palatina, sono Le Metamorfosi di Ovidio, un soffitto che gli fu commissionato da un giovane aristocratico suo coetaneo che si chiamava Vettor Pisani, ventenne, poco più che ventenne Tintoretto, poco più che ventenne il suo committente, un ciclo di immagini appunto tratte dalle Metamorfosi di Ovidio. Tintoretto dette una prova di una eccezionale capacità narrativa, sarà sempre la sua dote, una delle sue doti principali, quella di cui potrà giustamente vantarsi. Una capacità di sintesi straordinaria perché sono dei ottagoni relativamente piccoli, con pochissime figure ciascuno, in cui Tintoretto riesce a scegliere sempre il momento culminante della storia e a rappresentarlo con uno o due personaggi, colti spesso in movimenti espressivi, potentemente espressivi e molto plastici. Quindi sembrerebbe che già nel 1942 il giovane potrebbe affermarsi sul mercato veneziano. In realtà non è così. Tintoretto avrà bisogno di attendere ancora a lungo. Un incontro decisivo che farà sarà quello con Pietro Aretino, appunto il grande alleato e manager, oggi diremmo, di Tiziano, che Tintoretto riesce ad avvicinare intorno al 1545, grazie a un suo amico tipografo, stampatore e personaggio affascinante della cultura veneziana dell'epoca che si chiama Marcolini. Questo è Aretino negli anni in cui stiamo parlando, è un uomo immenso, debordante, sotto tutti i punti di vista, della sua personalità sfacciata, come perfino il suo amico Tiziano che lo ritrasse, riesce perfettamente a comunicare, ma Aretino considerò il giovane Tintoretto effettivamente notevolmente talentuoso e meritevole di appoggio. Perciò gli commissionò un'opera che probabilmente oggi è andata perduta, anche se si tende invece a credere che sia una contesa di Apollo e Marzia che si trova in un museo americano. Comunque gli commissionò un'opera per la sua casa, una casa frequentata da tutta l'intelligenza veneziana, dall'aristocrazia, da tutta la gente che passava per la città, quindi un'opera importante comunque. Perciò Tintoretto si sentì pronto, diciamo, ad arrivare alla sua grande occasione, che gli si presentò nel 1548, quindi l'anno prima del quadro di cui stiamo per parlare. Fu una grande occasione perché la Scuola Grande di San Marco, vi dirò fra poco che cosa erano le scuole, gli commissionò un telero piuttosto di dimensioni davvero ragguardevoli per la controfacciata della sala capitolare. Era una scuola frequentata soprattutto da medici, dalla borghesia frivola, anche mondana e teatrante della città. Tintoretto aveva degli amici in questa scuola che riuscirono a fargli assegnare la commissione del Miracolo dello Schiavo, che fu il suo clamoroso, gigantesco exploit, perché quando fu mostrato nel 1548 rivelò una eccezionale padronanza dei mezzi espressivi e anche la padronanza di un linguaggio del tutto innovativo. Questa è un'opera di assoluta avanguardia che Tintoretto provocatoriamente quasi rappresentò come se fosse un manifesto delle sue capacità. Rinnegando provocatoriamente la tradizione della pittura veneziana, in particolare di Tiziano, ispirandosi a Michelangelo e Raffaello, Tintoretto ha creato un'opera di impressionante potenza plastica ed efficacia teatrale, che era rivoluzionaria nei tre capisaldi della pittura: l'invenzione, cioè la costruzione dell'immagine, l'ideazione dell'immagine, nello stile e nel colore. E Tintoretto scelse, diciamo, per dire brevemente, l'innovazione principale nei due personaggi principali, del santo e dello schiavo a terra. Tintoretto capovolge completamente la prospettiva o le aspettative del pubblico, mette al centro dell'immagine lo schiavo, un personaggio indegno in qualche modo, ce lo mette nudo, e il santo San Marco che sta operando il miracolo lo mette a testa in giù, piombare dall'alto come un falco, come un uccello, si è detto, mettendo in ombra il volto del santo e invece facendo cadere la luce sul corpo nudo dello schiavo martirizzato a terra. Anche soltanto questo suscitò sicuramente un enorme scandalo e scalpore quando fu mostrata in aprile l'opera. Effettivamente, scandalizzati da questa audacia compositiva e anche formale, i confratelli della Scuola Grande di San Marco respinsero il quadro.
Ma gli intenditori l'avevano apprezzato, e anche Aretino scrisse una lettera che poi avrebbe reso pubblica e appunto mandata a stampa, e lo dichiarò prossimo ad aggiudicarsi il palio, cioè la contesa per il primato dai pittori della generazione successiva a Tiziano a Venezia. E quando questo sembrava, insomma, il successo indubbio, anche il successo di Scandalo ottenuto da quest'opera, sembrava per Tintoretto aprire finalmente la strada del vero successo, quindi le grandi committenze che lo attendevano e di cui fino a quel momento aveva dovuto privarsi. Fino a quel momento Tintoretto aveva lavorato soprattutto per piccole scuole che erano confraternite professionali che riunivano persone dello stesso mestiere, per esempio so, i venditori di pesce, i bottai, i sarti e anche i tintori. Aspirava invece a lavorare per committenti ben più importanti e effettivamente il Miracolo dello Schiavo gli apre le porte della Scuola Grande di San Rocco, che possedeva anche la chiesa nella quale tuttora si trova il quadro e alla quale il quadro era destinato. Tuttavia, quindi Tintoretto ottiene finalmente una chiamata dalla Scuola Grande di San Rocco. La Scuola Grande, ce n'erano soltanto 5 a Venezia, riunisce l'elite, diciamo così, della cittadinanza. Si poteva essere membri soltanto per cooptazione, di solito i seggi erano ereditari e qualunque veneziano aspirava a diventare un membro di una scuola grande. Essere parte della scuola significava riunirsi a persone con le quali si aveva in comune uno spirito di devozione. Le scuole però avevano una missione sociale molto importante, una missione sociale e politica. È stato detto che alle scuole grandi è stato delegato da parte della Repubblica Veneziana il welfare. Le scuole grandi si occupavano infatti, diciamo, dell'edilizia popolare, diciamo così, e delle pensioni e degli infortuni sul lavoro, cioè assistevano le vedove, davano del denaro alle persone che avevano smesso di lavorare, che facevano parte dei confratelli poveri, fornivano le case popolari a prezzi gratuitamente a coloro che venivano beneficati. Quindi i ricchi cittadini della città si riunivano nelle scuole grandi per essere utili ai loro concittadini. Questa era la missione nobile delle scuole grandi. Naturalmente poi erano anche luoghi di potere nei quali più si dava, più si era visibili e quindi diventavano dei luoghi che i confratelli stessi volevano abbellire di quadri, di opere d'arte eccezionali. La Scuola Grande di San Rocco, l'ultima arrivata, era la più ricca, anche sfacciatamente, e riuniva in particolare, questo ci interessa parecchio, tutti i mercanti di seta e la maggior parte, quindi delle persone dedite all'industria tessile. La famiglia di Tintoretto non ne faceva parte, ma uno dei parenti di Tintoretto era un membro poco importante di questa scuola. Quindi quando Tintoretto viene chiamato dalla Scuola Grande di San Rocco può sperare di dipingere per questa scuola che ha un edificio straordinariamente bello appena costruito, ma ancora non adornato, a differenza della Scuola Grande di San Marco, che invece le cui pareti erano già quasi ricoperte di opere di grandissima qualità, soprattutto della scuola di Bellini. Quindi Tintoretto può sperare di dipingere per loro e ancora a lungo. In realtà non sarà così, perché Tiziano, che è stato assente da Venezia parecchio a lungo, 2 anni, era ad Augusta quando Tintoretto ha dipinto il Miracolo dello Schiavo, torna in città e scopre che Pietro Aretino ha appoggiato il suo nemico, il suo giovane rivale. Questo scatenerà un litigio furibondo fra i due personaggi e Tiziano metterà Aretino di fronte a un out-out, o stai con Tintoretto o stai con me. Ovviamente Aretino era amico di Tiziano da anni e la loro amicizia era vera al di là degli affari che facevano insieme, quindi scelse lui e avrebbe abbandonato da quel momento per sempre Tintoretto, che si sarebbe ritrovato ancora solo. Ma nel 1549 Tintoretto può ancora sperare che dopo aver dipinto questo quadro potrà lavorare per la Scuola Grande di San Rocco. Ora, il quadro è destinato alla chiesa di San Rocco, che porta il nome appunto del santo. San Rocco era il santo invocato per curare i malati di peste, per salvarsi dalle pestilenze. Era un santo, la Scuola Grande di San Rocco e la chiesa di San Rocco possedevano le ossa del santo, quindi una reliquia importantissima che era stata venduta o forse trafugata nel corso del 400, era arrivata appunto a Venezia e la Scuola Grande di San Rocco le custodiva e le ostentava.
progettavano di decorare la chiesa con le storie del santo, la cui storia credo che molti di voi ricorderanno, ma la accennerò brevissimamente solo parlando del quadro. Però la prima opera che commissionano a Tintoretto è San Rocco cura gli appestati. Ora, il tema è straordinariamente importante per la città di Venezia, perché Venezia è una città che ha sofferto più di tante altre città europee, le pestilenze, i cicli, delle pestilenze. Nel corso della vita di Tintoretto, almeno fino al 1549, Tintoretto stesso ne aveva viste tantissime. Quasi ogni anno, cioè, scoppiava un focolaio, ma c'erano stati già notevoli cicli di pestilenze gravi. Però, incredibilmente, la pittura veneziana fino a quel momento non l'aveva mostrate. Ecco, il quadro di Tintoretto presentava perciò agli occhi dei veneziani dell'epoca una doppia novità, eccezionale. La prima è la novità tematica, quindi rappresentare una pestilenza e gli appestati, in realtà, se guardiamo bene il quadro, anche a Venezia. E la seconda è una novità formale sullo straordinario uso della luce. Mi soffermerò di più sulla novità tematica, quindi della peste. La storia di San Rocco è la storia di un santo che si ammalò lui stesso di peste, come ci raccontano la sua vita. Era francese Rocco, veniva da Montpellier, ma intorno alla metà del XIV secolo, secondo gli studi più recenti, aveva rinunciato alle sue ricchezze per mettersi al servizio dei poveri, a curare gli ammalati. Poi aveva deciso di recarsi in pellegrinaggio a Roma e nel corso del viaggio attraverso le campagne scoprì la devastazione della peste. E il secolo è quello della grande peste, cioè della peste nera del 348. Queste pestilenze che vide San Rocco sono quelle un poco successive del 67-68. Mentre andava a Roma, curò gli appestati, a Roma curò un cardinale malato di peste e al ritorno San Rocco stesso si ammalò di peste e fu curato dal cane. Qualcuno di voi ricorderà il detto romanesco, essere come San Rocco e il cane, quando si dice di quando due persone sono molto vicine, due sono compari, intimi, perché il cane curò San Rocco quando era in isolamento e nessuno poteva portargli da mangiare. La scena raffigurata dal Tintoretto nella chiesa di San Rocco ci mostra San Rocco che cura gli appestati. Dovrebbe essere ambientata, secondo la storia, la realtà storica, probabilmente ad Acquapendente o negli altri borghi lungo la via Francigena che portava a Roma. Però Tintoretto l'ambientò in verità a Venezia. Perché pensiamo questo? Perché l'ambientò in un lazzaretto e i veneziani sono stati coloro che hanno inventato in qualche modo il sistema della quarantena e dei lazzaretti. Fin dal XIV secolo, infatti, Venezia, che era esposta alle pestilenze provenienti dall'Asia a causa dei commerci che aveva fittissimi con l'Oriente, aveva escogitato, diciamo, un dispositivo di protezione. E Venezia è un'isola, un insieme di isole, ma l'acqua la abbraccia e la circonda, e nello stesso tempo l'acqua è la porta che la apre al mondo, però è anche il muro che la difende. Quindi Venezia decise di creare un'isola sull'isola, nella quale mettere in quarantena per 40 giorni, da qui il termine, le merci che venivano dall'Oriente, però anche le persone, e in questo modo proteggere se stessa e proteggere i suoi commerci. La medicina del tempo non aveva ancora identificato il veicolo che trasmetteva la pestilenza, però i veneziani sapevano molto bene che le merci, le stoffe e le sete costituivano un pericolo e quindi mettevano appunto in quarantena, in isolamento, diciamo, a spurgare e a disinfettare, oggi diremmo questo, le merci sull'isola, che poi si sarebbe chiamata Lazzaretto. Prendeva il nome dalla chiesa di Santa Maria di Nazareth, però anche per assonanza con la parola Lazzaro, che era associata invece alla lebbra, al lebbrosario vicino. Quindi Venezia crea il sistema del lazzaretto, nel quale nei tesoni, nelle enormi caldiere, vengono affumicati gli abiti, le merci, le balle di seta e vengono messi in isolamento preventivo le persone che arrivano dall'estero, però poi vengono anche rinchiusi gli ammalati. Quello che noi vediamo, infatti, è un lazzaretto sporco, come si diceva allora. Il lazzaretto sporco è dove stanno le persone effettivamente malate. Perché? Perché sono altamente contagiose e i veneziani sapevano, benché non avessero capito che erano pulci e topi, insomma, create tramite
di collegamento, la peste era una malattia contagiosa e quindi bisognava procedere all'isolamento, tenere in stretto isolamento gli ammalati. I lazzaretti spesso erano, come li vedete nel quadro, erano delle grandi stanze affollate nelle quali si trovavano letti e sui letti giacevano le persone già in stato avanzato, potremmo dire, di malattia. Chi assisteva questi malati? Spesso c'erano degli inservienti pagati, oggi si direbbero infermieri, c'erano i medici del lazzaretto preposti a questo scopo, ma c'erano anche le donne, come vedete, perché nelle grandi epidemie, nei momenti tremendi e culminanti delle epidemie, venivano arruolate anche le meretrici, le prostitute, costrette ad assistere gli ammalati che nessuno assisteva più dopo la morte degli inservienti. Gli inservienti e i medici, così come è capitato adesso nelle epidemie contemporanee, capitava anche allora fossero le prime vittime del morbo. Ora, la rappresentazione della peste che ci dà Tintoretto è straordinariamente realistica, naturalistica diremmo, perché se guardate bene i vari particolari del quadro, Tintoretto sa esattamente dove collocare i buboni, che sono l'eruzione cutanea che si verificava nel momento in cui il malato veniva, cioè la malattia si manifestava. I buboni irrompevano nell'incavo delle ascelle, nell'inguine. Oppure, è esattamente quello che si vede nel quadro di Tintoretto, dove i personaggi che si toccano, i buboni, si toccano nei punti dove effettivamente questi sorgevano. Altrimenti avevano delle ferite che spesso venivano generate dal fatto che si incidevano i buboni perché si credeva che in questo modo si sperava si potesse arrestare il decorso dell'epidemia. Altrimenti il bubone diventava piaga, come si vede in alcune di queste scene. Ecco, Tintoretto perciò ha dipinto con un naturalismo veramente crudo, però venato di una straordinaria compassione, pietas, potremmo dire, esattamente tutto questo. I tumori, loro le chiamavano le giandusse, le petecchie, gli ematomi, che si formavano sul corpo dei malati. Ha dipinto i pagliericci, ha dipinto i sacconi, gli stanzoni del lazzaretto. Ha dipinto anche il senso di prigionia di cui stavo parlando prima. Se riuscite a vedere, anche se naturalmente le ombre sono molto scure, però sulla fine, sullo sfondo, dietro tutti questi personaggi che sono disposti come su una scena di teatro ad arco, a semicerchio davanti a noi, dietro c'è una grata, sembra la grata di una prigione, perché effettivamente dal lazzaretto non si può uscire risanati o morti, e in effetti dal lazzaretto sporco spesso si usciva morti. E l'unica persona che sembra curare, insieme alle donne che sono ai lati dell'immagine, c'è il santo seduto sul pagliericcio anch'esso, che sta esaminando la situazione del malato più grave al centro dell'immagine, l'aureola di luce, l'aureola che gli circonda il capo diffonde chiarore in questa immagine molto scura. E sul fondo vediamo la grata che impedisce a tutti loro, e anche a San Rocco, che volontariamente sta nel lazzaretto a curarli, di uscire da lì. L'altra straordinaria novità del quadro, oltre al suo contenuto, quindi alla sua novità visiva, insomma, di rappresentare la peste esattamente così come questa si manifestava nella realtà, è una novità formale della rappresentazione della luce. Tintoretto infatti fa un notturno straordinariamente bello e anche raro in quel momento a Venezia, se ne erano visti pochissimi, e quello che stava facendo Tiziano ancora non si era visto. Forse qualcuno di voi ricorderà un bellissimo notturno di Tiziano, che è la San Lorenzo sulla Graticola, che però in quel momento non era stato ancora consegnato. Quindi è come se il giovane Tintoretto, appena trentenne, lo ricordo 31enne quando dipinge questo quadro, volesse sfidare il maestro che stava facendo la stessa cosa, stava lavorando a un quadro simile, e lo fa appunto con una rivoluzionaria uso proprio delle ombre, del buio e della tenebra. E è qualcosa su cui Tintoretto lavorerà moltissimo, ma soprattutto molti anni dopo, perché questo esperimento rimarrà in effetti senza seguito. Perché? Perché questo quadro è eccezionalmente bello. Non aprì a Tintoretto le porte della Scuola Grande di San Rocco, anzi in verità gliele chiuse per molti anni. Perché? Perché Tiziano, che appunto era tornato a Venezia, si era baruffato, se si può dire, con Aretino, imponendogli di smettere di appoggiare Tintoretto. Tiziano era un membro della Scuola di San Rocco, era un confratello, come si diceva, invece Tintoretto non lo era. E Tiziano era il sogno proibito dei confratelli di San Rocco, che naturalmente volevano che fosse lui a dipingere per loro.
ma Tiziano non lavorava mai in quel momento, non lavorava più, per chi non poteva pagarlo abbastanza, era impegnatissimo a lavorare per l'imperatore, per il re di Spagna, era veramente sopraffatto da committenze regali, quindi non avrebbe mai lavorato per la Scuola Grande di San Rocco, una committenza popolaresca tutto sommato o comunque inferiore, e perciò non aveva nessuna intenzione di lavorare per loro. Tuttavia in quel momento, esattamente dopo che Tintoretto mostrò il suo quadro ai veneziani e ai confratelli, disse: farò io l'opera che mi chiedete. Promise, insomma, che avrebbe dipinto per loro. Non aveva nessuna intenzione di farlo, ma questo bastò a far, diciamo, scivolare in quel momento nell'oblio Tintoretto, che dovette aspettare ancora moltissimi anni per ritornare alla Scuola Grande di San Rocco. Ci sarebbe tornato, perché Tintoretto non aveva finito con la peste e la peste non aveva finito con lui, anzi, la nuova pestilenza che si sarebbe abbattuta su Venezia nel 1575 gli avrebbe schiuso definitivamente le porte della Scuola Grande di San Rocco, dandogli la possibilità di realizzare qualcosa di unico nella storia dell'arte italiana, cioè un edificio interamente pensato, dipinto e eseguito da lui, da un solo pittore, che veramente avrebbe creato qualcosa di raro. Avrebbe avuto però appunto bisogno di un'altra peste, di una peste vera, e questa però è un'altra storia.